Cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV, ci troviamo in quello che è un luogo del cuore per tanti marchigiani, sì, perché chi cerca il paradiso sotto casa deve venire assolutamente qui. Scopriamo insieme con le prossime immagini dove ci troviamo esattamente oggi e preparatevi a sgranare gli occhi insieme a noi. Ed ecco il vero paradiso sotto casa, sì, verde, della praticamente Riviera del Conero, il Conero che è alle nostre spalle. E poi sono stata effettivamente tentata anch'io di tuffarmi in queste acque cristalline qui alla Baia di Porto Novo, che hanno delle colorazioni davvero suggestive, tra il blu cobalto e il turchese. E ben lo sanno i tanti turisti che oggi affollano questa spiaggia, come potete vedere. Noi raggiungiamo piano piano una persona che è stata particolarmente preziosa in questi giorni qui a noi, per noi di TVRS, perché ci ha illustrato davvero dei luoghi particolari e suggestivi che forse ancora alcuni del luogo non conoscono proprio bene. E allora diamo il benvenuto in TV quest'oggi alla nostra amica Federica Feliciani. Eh sì, lei è una bravissima, insomma, collaboratrice del Parco del Conero, che ci illustrerà le bellezze di questo meraviglioso territorio. Sì, perché noi sappiamo benissimo che questo territorio ha accolto nella storia tanti eventi importanti, giusto? Certo, sicuramente. Sin dall'inizio della sua creazione, la Baia di Porto Novo è il risultato di una grande frana. Nel crearsi questa frana si è venuta a formare anche una fonte di acqua potabile, appetibilissima, perché immaginate, tutti i naviganti del mare che si immettevano nell'Adriatico avevano fortemente bisogno di acqua potabile da caricare nei loro mezzi, e quindi la Baia di Porto Novo diventava un approdo perfetto. A partire da mercanti, pellegrini, viaggiatori, pirati. Pirati alla Jack Sparrow? Esattamente. Sì, perché erano dei veri pirati. Venivano, come io racconto sempre ai bambini, per rifornirsi di acqua, ma avevano anche fame. Ecco. E qua trovavano assolutamente di tutto, perché Monastero dei Benedettini, dove non mancava assolutamente niente, ma soprattutto le frazioni qua sopra, il Poggio in primis, che aveva i propri abitanti, la propria vita, e quindi saccheggiavano a tal punto da portarsi via spesso purtroppo anche le donne. Allora Federica, tu che sei abituata, essendo chiaramente una guida naturalistica del Parco del Conero, a raccontare queste cose anche ai ragazzini, chissà se questa ragazza qui vicino a noi sarà al corrente di questi misteri del Parco del Conero. Come ti chiami? Bellissima. Sofia. Tu lo sapevi che qua c'erano i pirati? No. Ah, hai visto? Abbiamo trovato qualcuno che potrebbe seguire le prossime guide, le prossime escursioni, come abbiamo fatto noi di Benvenuti in TV, qui a Porto Novo, e magari chissà quali altre cose particolari potrà raccontarti la nostra Federica. A noi ci ha regalato veramente dei momenti preziosi, cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV, e adesso noi non possiamo che regalarli a voi. Seguiteci.
Cari amici e cari amiche di Benvenuti TV, ci troviamo in quella che è la Baia Verde, la meravigliosa Porto Novo. Ci siamo accodati ad una delle tante escursioni guidate dal Parco del Conero e abbiamo letteralmente catturato la nostra amica Federica Feliciani. Ben trovata Federica. Grazie, ciao. Raccontaci in quale scrigno meraviglioso ci troviamo oggi. È lo scrigno della baia di Porto Novo, una baia che si è creata naturalmente con una storia naturale molto interessante perché si è originata da una grande frana avvenuta intorno al 1300 che ha cambiato completamente il paesaggio di questa zona. Infatti il materiale si è depositato sedimentandosi, le correnti non sono riuscite a portare via il materiale e si è formato questo suolo. Su questo suolo poi si è articolata la vita di una popolazione intera, dalla vita dei monaci benedettini che hanno trovato in questo luogo l'ambiente adatto a costruire il loro... Perché noi in questo momento ci troviamo proprio dove è collocata la comunemente conosciuta chiesetta di Porto Novo, ma in realtà è la chiesa di Santa Maria di Porto Novo. Sì, siamo in una contrada del Poggio, no? Qui a Porto Novo. Il Poggio diede nel 1034 in concessione questo territorio ai monaci benedettini che qui costruirono la loro chiesa e il loro monastero. Intorno al 1300, come dicevo, loro esausti dalle avversità della natura chiesero di essere trasferiti e lasciarono questo unicum tra virgolette, perché diciamo la struttura architettonica è qualcosa di eccezionale non soltanto a livello marchigiano ma anche a livello italiano. Sì, è uno degli esempi di arte, di architettura romanica più importanti, meglio conservati. E attualmente diciamo è frequentata semplicemente a uso turistico o diversamente? Uso turistico e uso locale, comunque ci si fanno dei concerti, in estate ci si celebrano delle messe e poi però la gente del Poggio sono molto, cioè loro sono molto legati a questa molto chiesa. Legati, considerate che fino a pochi anni fa, nel giorno del 15 agosto, qua partiva una processione per benedire tutta la baia, le attività del mare. Era una processione bellissima a bordo di piccole batane in cui gli uomini del Poggio partivano all'interno illuminati da delle zucche con la candelina e scivolavano sul mare in una processione. Sì, il Poggio, gli abitanti del Poggio sono molto legati. Cari amici e cari amiche di Benvenuti TV, continuiamo il nostro viaggio qui nella meravigliosa baia di Porto Novo, restate con noi. E noi ci siamo spostati dalla chiesa di Santa Maria di Porto Novo, abbiamo raggiunto l'impeccabile e meravigliosa struttura della Torre Clementina e che in realtà è conosciuta come Torre de Bosis. E qui vicino a me c'è un erede di questa importantissima realtà, meravigliosa e maestosa realtà, la signora Adriana. Buonasera a tutti. Però passerei subito la parola a mio padre. Io percepisco una commozione bellissima che è veramente toccante perché fa capire quanto questa realtà, questa struttura non sia soltanto mattoni e cemento ma faccia parte proprio della vostra famiglia. È assolutamente vero, non è una casa qualsiasi. È un pezzo di cuore. È un pezzo di cuore, un pezzo di vita, un pezzo di famiglia quasi. Ecco. Forse esagero. Poi io sfacciatamente mi sono introdotta in questa casa e la signora mi ha detto: ma guardi che c'è mio papà che avrebbe piacere a raccontarvi di questa meravigliosa struttura, di questa meravigliosa torre. Allora lo raggiungiamo. Sì, grazie. Allora raggiungiamo il signor Alessandro Cortese De Bosis. Ben trovato Alessandro, è un piacere conoscerla. Grazie, anch'io sono molto felice di conoscerla. Da quanti anni lei vive qui, da sempre? Da quando avevo 3 mesi, non abito qui, abito a Roma, però ci siamo sempre venuti tutti gli anni anche durante la guerra. Giustamente si gode i benefici del mare di Porto Novo, di questa baia verde. E delle persone che hanno illustrato storicamente questa torre, fra cui Lauro De Bosis, martire antifascista, a cui è dedicata anche una strada ad Ancona, e che è stato illustrato in modo molto corretto storicamente in questo libro scritto dal consigliere del Presidente della Repubblica, Giovanni Grasso, per la stampa e per le comunicazioni, ed è un libro che appunto mette in luce questo atto di antifascismo liberale, e non dimentichiamo che a lui, a Lauro,
è dedicata anche una cattedra all'Università di Harvard in America. Questa torre ha ospitato anche personaggi illustri che hanno fatto la storia della letteratura italiana, giusto? Oltre allo stesso Lauro. Adolfo De Bosis, mio nonno, ha lanciato qui la rivista letteraria Il Convito, a cui hanno partecipato D'Annunzio, Pascoli, Carducci, che poi più tardi ha avuto il premio Nobel per la letteratura. Le poesie del nonno Adolfo erano raccolte in una serie di liriche intitolato All'amore e al silenzio. Qual è il ricordo però di Alessandro, da giovane, da piccolo o da uomo adulto, che in qualche modo, pensando a questa struttura, a questa torre, le intenerisce particolarmente il cuore e la fa emozionare? Beh, tutti i discorsi che abbiamo sentito dal vicinato nei decenni, il pericolo delle incursioni corsare e piratesche, non dimentichiamo che c'è anche una caverna sotto il Monte Conero, in cui venivano relegati le persone prese dai pirati e poi rivendute come vogatori delle loro barche. È pieno di storia in ogni angolo. E questa torre rimane un vero e proprio monumento imperdibile, preziosissimo, di Porto Novo, di questa Baia Verde che noi stiamo conoscendo oggi con le telecamere di Benvenuti in TV. Ringraziamo la famiglia De Bosis per averci ospitato e per la gentilezza che ci hanno e la premura che ci hanno mostrato oggi. Questa è la gente di Porto Novo, questa è la gente che vive Porto Novo. E noi vi lasciamo qualche istante, ma torniamo subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Elettrodomestici ti dà tutta l'attenzione prima e dopo la vendita, con consegna a domicilio e assistenza tecnica personalizzata ad Osimo e Filottrano. Stura Elettrodomestici, Synergy, il vantaggio di averli accanto. Cara Federica, noi continuiamo la nostra passeggiata in questa meravigliosa baia, in questo paradiso davvero sotto casa per noi marchigiani, e che però proprio paradiso non era fino a qualche tempo fa. Infatti fu l'intuito, magari mi è stato detto, di una donna in particolare, comunque di donne, un intuito al femminile che appartiene alla gente del Poggio. Esatto, Maria Palmina Gasparoni, detta Emilia per la gente del posto, che quando questo era un luogo totalmente inospitabile, dove nessuno avrebbe voluto venire, lei, amante, fortemente appassionata di questo territorio, volle portare le prime forme di turismo in questa zona e accanto alla fonte di cui abbiamo parlato portò il cibo. Lei aveva l'osteria del Poggio e dal Poggio portava un cibo di terra. Lei è chiamata la donna di terra prestata al mare, perché il pranzo, quello ricco, il pranzo della domenica, era di terra per i contadini di un tempo. Quindi lei portò a Porto Novo
cibo di terra, faraone, conigli, tacchini. Di ogni, insomma, e poi venne scoperto altro cibo, e ben lo sa l'accoglienza del presidente del consorzio Baia di Porto Novo, ovvero il signor Marcello Nicolini. Ben trovato, Marcello. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. Non ci lamentiamo, eh? No, non ci lamentiamo oggi. Abbiamo fatto una panoramica davvero strepitoso, pieno, zeppo di gente, di turisti. Funzionale, fantastico, accogliente. Caro Marcello, siamo arrivati al 22 di agosto, possiamo fare un po' un consuntivo breve breve che magari speriamo venga potenziato ulteriormente nelle prossime settimane? Praticamente possiamo dire che la nostra stagione inizia adesso, perché adesso viene il bello, ci cominciamo a rilassare, quindi iniziamo a vedere i colori di settembre, però è stata una bella stagione. Una bella stagione dove siamo ritornati ai livelli di prima del Covid, diciamo, perché c'è stato un riequilibrio un po' delle presenze, perché non essendoci più la prenotazione delle spiagge libere, quindi la gente si è un po' equilibrata. C'è stato un ritorno di turisti stranieri, belgi, olandesi, francesi, qualche tedesco, quindi bisogna cominciare a vedere un po' più la luce, insomma. Bravo, non ci si può lamentare, vediamo in positivo e vediamo anche le bellezze del territorio, oltre a quelle paesaggistiche che avete qui a Porto Novo, ci sono altre bellezze, altre bontà. Vero? Sì, le bontà ormai le conosciamo tutte, ecco. Perché quindi ogni luogo ha le sue caratteristiche. Sapete che Porto Novo è famosissima per i moscioli, quindi proprio questo... lì vogliamo arrivare, cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV, perché questo è il vero tesoro di Porto Novo. Restate con noi. Ebbene sì, qui a Porto Novo c'è un vero e proprio tesoro di bontà e di gusto, e sono loro, i moscioli selvatici di Porto Novo, che sono proprio arrivati adesso, appena pescati, dai mosciolari. Qui abbiamo un mosciolaro d'eccezione che tra poco ci raggiungerà. E noi, cari amici e cari amiche di Benvenuti in TV, stiamo per raggiungere colui che è stato definito l'uomo che sussurra i moscioli, ovvero il nostro amico mosciolaro d'eccezione, Massimo Mengarelli. Ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie di tutto. No, grazie a te che già ci hai omaggiato di questa meraviglia. Non sono moscioli, ma sono? Ostriche. Ecco, perché dal Trave, che è questo scoglio spettacolare che si trova qui poco distante, fino, voi arrivate alla pesca del mosciolo fino a Sirolo, giusto, alle due sorelle? La pesca del mosciolo inizia al Passetto e finisce alle due sorelle. Sono classificate tutte quante in acque di categoria A, in 5 zone. Ancona Nord, Ancona Sud, Porto Novo, Sirolo Nord e Sirolo Sud. È una leggenda metropolitana o è vero che tu coccoli i tuoi moscioli? Li coccolo perché mi hanno dato da vivere e mi hanno dato la possibilità di tirare avanti una famiglia. E non è poco, diciamo, caro Massimo. Anzi, diciamo che tu hai iniziato proprio da piccolissimo questa passione per il mare, questa passione per Porto Novo. Allora, la passione per il mare e per il Porto Novo me l'ha trasmessa i miei genitori, in pratica, perché da generazioni che vivono a Porto Novo, vivono in simbiosi con il mare e con la terra, perché facevano i contadini, i cavatori di pietra e andavano a pesca. Ed ecco, la pesca è rimasta nel cuore di Massimo, giusto? Caro Massimo, com'è andata la pesca oggi che siamo venuti noi di Benvenuti in TV di TVRS? Benissimo, benissimo. Oggi è andata abbastanza bene. Ne abbiamo fatti sui 300-350 kg, no? Magari di tutti i giorni. Oh, vedi, vedi, vedi. Speriamo di trovare degli appassionati come Massimo che portino avanti questa tradizione nel tempo. Grazie Massimo! Grazie a voi, grazie a tutti di TVRS. E noi adesso andiamo a cercare... Massimo, andiamo a cercare chi ci può cucinare questi moscioli. Come no? Grazie mille. Andiamo subito e chissà se ci troviamo anche qualcuno che ci può preparare queste meraviglie, sempre made in Marche e made in Porto Novo. Grazie. Siamo alla ricerca della ricetta perfetta per i moscioli di Porto Novo e non potevamo non arrivare qui, dove tutto ebbe inizio, dove la storia di Porto Novo venne scritta da una donna speciale, ovvero al ristorante Emilia. Emilia, che è diventata casa della famiglia Rubini, è qui con me, l'erede in qualche modo di questa bellissima realtà, insieme al suo fratello, ed è Federica Rubini. Ben trovata, Federica. Ben trovati a voi e grazie di questa visita speciale. La famiglia Rubini, che in qualche modo, ecco, ha fatto di Porto Novo la propria casa, perché qui c'è ancora il signor Franco, che ha quanti anni? 84.
complimenti ben portati, poi magari avremo modo di incontrarlo, lo spero ardentemente. 84 anni che ancora fa accoglienza qui al ristorante Emilia, e c'è Federica che si occupa con lui della sala. E con tanto affetto, lo vedo anche negli occhi di chi è innamorato del proprio lavoro, accoglie ancora tante persone innamorate di questa splendida Baia Verde. Eh già, avevo 14 anni quando ho cominciato ad accogliere, quindi ne ho 54. Ma raccontaci un po', le ricette che voi ancora fate qua, la lavorazione del pesce e soprattutto dei moscioli, perché è quello che ci interessa, è ancora quella tradizionale del lontano 1929? Allora sì, assolutamente ancora quella ricetta lì, e stranamente è sempre di successo, anche perché poi oggi l'evoluzione, nuove cucine, nuovi esperimenti, noi continuiamo ad avere sempre questa ricetta ed è ancora un successo, quindi vuol dire che, insomma, il tradizionale non muore mai, senza dubbio. Spero solo che la natura continui a regalarci questa risorsa. La stiamo rispettando anche grazie alla tutela dell'ente Parco del Conero, e speriamo veramente che la passione anche dei mosciolari, perché sono loro coloro che per primi curano i moscioli selvatici di Porto Novo, continuino a perpetrare questa produzione così speciale. Andiamo, assaggiamoli, seguiteci. Ecco Federica, portaci nelle tue cucine, nelle cucine delle storiche del ristorante Emilia. Chi troviamo? Lo chef, ovvero Lorenzo Focante. Passo davanti alla telecamera con la gioia del mio Pierpaolo Baiocco, e dici tutto di questa meraviglia. Buongiorno, allora, questi sono moscioli selvatici di Porto Novo, che da qui in questa zona è molto pregiati sono. Allora, noi andremo a lavarli prima cosa, e poi una volta lavati li metteremo in pentola, così, e poi li andremo a aprire. Cioè, vi lascio immaginare il profumo proprio di salsedine di mare, è una cosa impressionante. Esatto, ogni zona dove vengono pescati ha una loro sapidità, il mosciolo, sì, esatto. E chi ti molla con questo profumo, insomma? Allora, adesso li andremo ad adagiare uno ad uno nel piatto, togliendo questo stoppino. Esatto. Comunque il mosciolo è buonissimo anche così, insomma, no? Sì, naturale, senza tante sofisticazioni, non aggiunta di aglio, non assolutamente. C'è chi che lo utilizza, ok, noi non mettiamo, proprio così al naturale. Assolutamente al naturale, ed è vero che cambia sapore anche da mese a mese, da periodo a periodo? Sì, diciamo che la pesca migliore è da maggio a ottobre. Ah. E poi c'è un periodo di fermo per tutto l'inverno, dove l'uomo non mette mano, è soltanto la natura che fa il suo decorso, diciamo. E fa decisamente un bel decorso, è un buon lavoro. E concludiamo rendendoli ancora più allora, saporiti con... Metteremo del succo di limone, appena appena, delle gocce di succo di limone, poi del prezzemolo, e poi olio extravergine d'oliva. Op, scusate. Ecco qua, è a posto. Ovviamente olio extravergine d'oliva made in Marche. Sì, made in Marche, esatto. Grazie Lorenzo, io faccio la sfacciata, posso assaggiare? Prego, prego. È perché qui gli tocca, insomma, amici ed amiche di Benvenuti in TV. Tanta roba, non l'ho fatto mai, ma qui a Porto Novo lo devo fare, devo assaggiare. Pubblicità. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Accademy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Usciti dal ristorante Emilia non possiamo che fare un saluto a quella che è un'altra istituzione del salvamento qui a Porto Novo, un vero e proprio angelo della baia, ovvero il nostro amico Edoardo Rubini. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Un angelo custode della baia, e come angelo custode come possiamo valutare questa stagione 2022 qui alla baia di Porto Novo? Una stagione un po' travagliata, che è stata magari contraddistinta da diverse mareggiate,
ma comunque abbiamo comunque risolto, grazie anche al Comune un pochino che ci ha aiutato, tantissime presenze, tantissimi turisti che hanno così apprezzato questa bellissima baia che abbiamo alle spalle, come potete vedere, con un po' di mare mosso, ma dei colori molto suggestivi, molto belli. Una vera e propria perla nel nostro territorio, richiamano anche un po' i colori di Tivurres, no? Vero? Ci siamo, stiamo sul pezzo. Noi salutiamo però, caro Edoardo, e ti ringraziamo per averci ospitato insieme anche alla tua famiglia, insieme a tutta la gente di Porto Novo che sono stati veramente preziosi nell'accoglienza a Tivurres in questi giorni. Salutiamo anche qualche turista, che dite? Una battuta di qualche turista che è qui sul posto. Chi abbiamo qui? Ciao Andrea. Andrea? Federica. Voi siete di? Siamo di Milano. Ah, e cosa fate di bello qui a Porto Novo? Che cosa vi è rimasto nel cuore di Porto Novo? Che tornate? Beh, il litorale è bellissimo, penso sia tra i più belli dell'Adriatico, e poi veniamo tanti anni da Emilia, ci sentiamo a casa. Ecco, il paradiso sotto casa, noi ce l'abbiamo, voi venite da Milano per vederlo e per goderne, e sicuramente tornerete anche l'anno prossimo. Sicuramente, ecco. E torneremo anche qui da Emilia. Ecco, una meraviglia davvero, Porto Novo è una perla del nostro territorio, davvero preziosa, grazie per essere stati anche oggi con noi qui a Benvenuti in TV, canale 13 TVRS ritorna domani in compagnia del nostro amico Lino Balestra, e chissà quale asso calerà dalla manica. Scopriremo insieme domani in diretta, ciao!